Non ha mancato di dare il suo voto per queste europee, come si approccia a questo voto? Guardi, con la speranza che chi ci rappresenterà, qualsiasi sia la parte politica o comunque l'intendimento di valori sottostanti, ci possa essere realmente un dialogo vero, senza polemiche, per lavorare insieme, perché i problemi ci sono e vanno risolti, senza polemiche. Tutta la famiglia al voto oggi? Ne mancano altri due. Altri due. Lei come si approccia a questo voto? Che speranze ha? Insomma, quali sentimenti ha? Fare la nostra parte da italiani, vedere se cambia qualcosa. Sembra doveroso esprimere il voto per le elezioni europee. Non sono neanche le 10 del mattino, ma al momento lei che impressione ha dell'affluenza? No, l'ho trovata un po' ridotta. Adesso non so prima se sono venuti o dopo verranno. Lo spirito con cui affronta queste elezioni per le europee? Niente di particolare, vediamo un po' quello che succede, ecco. Speriamo che le cose possano andare per il meglio, perché mi pare che per il momento siamo un po' così. Il mio stato d'animo è quello di fare una scelta sperando che sia quella giusta. Ha le idee chiare, insomma? Sì, sì, chiarissime. Un po' indecisa fino all'ultimo e poi ho votato. Come le sembra l'affluenza? Qui siamo in via Colugna, sono le 10 del mattino, ma ci sono diverse persone. Sì, beh, non c'è fila. Ricordo che alle politiche c'era un po' più di fila, però magari era un altro orario della giornata. È sempre importante votare anche per le elezioni europee, indipendentemente da quelle che chiaramente possono essere le posizioni critiche riguardo alla politica fin qui svolta dall'Europa. E è importante votare, bisogna sempre rispettare questo diritto-dovere. È importante che anche a livello europeo si comincino a sentire i veri problemi degli italiani, che sono anche legati alla realtà della vita giornaliera, il lavoro che non c'è e i diritti che sono stati persi nel lavoro in questi ultimi 10 anni di crisi. Abbiamo praticamente perso tutto. Vediamo se torniamo a fare un passo indietro anche a livello europeo. Torniamo a prendere la convinzione dei problemi veri che aspettano gli italiani, la sanità, trasporto, lavoro.